Buongiorno a tutti bella gente, io sono Nat e puntuale come un orologio svizzero, eccomi qua come tutti i sabati alle 11 per raccontarvi in diretta l'oroscopo della prossima settimana che vi ricordo andrà da lunedì 13 a domenica 19 dicembre 2021. Ricordo ovviamente come al solito che io inizierò a raccontarvi l'oroscopo al primo vostro commento, quindi basta un semplice parti Nat o vai Nat o grande Nat, insomma dite tutto quello che volete e prima di cominciare ricordo anche che tutto quello che vi racconterò oggi durante questa diretta verrà replicato in un ulteriore video che pubblicherò domani sempre su questo canale alle 14, nel quale però non vedrete il mio faccione, ascolterete solo la mia voce. Allora, io direi di cominciare subito con l'oroscopo. Allora, partiamo subito ovviamente con il segno dell'Ariete. Vi ricordo che se volete supportare il canale con mandandomi delle stellette, io ne sarei molto felice perché le stellette aiutano a supportare il canale e andare avanti con tante tante cose. Vi anticipo che nel 2022 ho in mente un nuovo format che però verrà pubblicato solo su Instagram, quindi già che ci siete, se volete seguitemi sulla pagina Instagram, trovate il link qui sotto alla mia destra. Il profilo attivo da solo una settimana, ma lo sto, diciamo, pian piano lo sto modellando un po' anche grazie ai vostri consigli. Ma partiamo subito, non perdiamo troppo tempo. Innanzitutto saluto Angela Pappalardo, saluto Iride, saluto Anna Bizocca e saluto Vita Lo Savio. Buon weekend anche a te. Partiamo subito, ragazzi, non perdiamo tempo. Partiamo subito con l'Ariete, ovviamente. Primo segno dell'oroscopo dello zodiaco, non certo in ordine di importanza. Ariete, per quanto riguarda l'amore, inizia una settimana veramente buona e piacevole in cui potrebbero arrivare delle fantastiche emozioni. Grande, meglio di così ragazzi, potrei anche chiudere. Per chi è impegnato sentimentalmente, ricordo, l'Ariete, tutto ok. Ci si potrà godere la propria storia d'amore senza troppi intoppi. Quindi tutto a gonfie vele, cari amici dell'Ariete. I cuori solitari potranno contare sulle stelle per fare dei nuovi e interessanti incontri. Ma la prima parte della settimana sarà il periodo migliore, quindi datevi da fare soprattutto lunedì, martedì, mercoledì e parte del giovedì, perché ragazzi tutte le stelle sono dalla vostra parte. Ciao Adriana, ciao Adriano, ciao Santa, ciao Dorina, dopo vi saluto tutti. Passiamo per quanto riguarda la sezione lavoro dell'Ariete, colpi di fortuna previsti anche sul posto di lavoro, mamma mia, ma che bello oroscopo! Potrebbero esserci delle belle novità per quanto riguarda la sfera lavorativa, cari amici dell'Ariete. Se le buone nuove non arriveranno, però, perché può essere, non ci sarà nulla di cui preoccuparsi, visto che le giornate proseguiranno in maniera tranquilla. Riassumendo, per quanto riguarda il lavoro voi dell'Ariete, o non succede niente, quindi tutto tranquillo, o succedono delle cose belle. La cosa certa è che non succederà niente di brutto, quindi se siete dell'Ariete e avete un lavoro, siate molto felici. Se invece non avete un lavoro, non preoccupatevi, perché quando le cose vanno bene per quanto riguarda la sfera lavorativa, vuol dire che possono andare bene sia che abbiate un lavoro, ma anche che non l'abbiate. Quindi datevi da fare, perché potrebbe essere che il lavoro, la vostra professione, è dietro l'angolo che vi aspetta. Quindi datevi da fare. Passiamo subito, ciao Corinne, ciao Rose, ciao Vita e ciao Patrizia. Passiamo subito al segno del toro, toro per l'amore. La settimana non partirà nel miglior modo possibile e forse ne approfitterete per riflettere su un certo rapporto. Diciamo che lunedì e martedì e anche una parte del mercoledì non sarete al settimo cielo per quanto riguarda la sfera emotiva e affettiva, ma non è un male questo, perché potrete approfittarne per fare un po' di mente locale, per ragionare se il vostro rapporto che state vivendo va bene, se c'è qualcosa che volete cambiare. Quindi approfittate anche dei momenti no per ragionarci e magari trasformarli in momenti sì. Sappiate che è possibile farlo, eh? Questo infatti, il fatto che la settimana non partirà nel miglior modo possibile, vi porterà a nuove consapevolezze e magari ad una nuova emozione speciale. Quindi ragazzi, usate la caverza, perché è in grado di farvi fare tante cose. In effetti i primi giorni potrebbero essere un po' privi di emozioni e situazioni piacevoli. Diciamo che le cose non andranno male assolutamente, però sarete, non dico apatici, sarete poco stimolati. La seconda parte della settimana invece sarà decisamente migliore e potrebbe lasciarvi quel qualcosa in più. Quindi mercoledì cominciate a sorridere e giovedì, ragazzi, sorriso a 99 denti. Per quanto riguarda il lavoro, sempre amici del toro, in queste giornate gli impegni probabilmente non mancheranno. Per quanto riguarda l'ufficio, per quanto riguarda tutti i lavori che state facendo, non sempre riuscirete a gestirvi. Potrebbe essere che a tratti vi sentirete un po' sopraffatti dai troppi impegni, dalle troppe incombenze. Sarà veramente fondamentale
badate bene, mantenere la calma e tenere tutto sotto controllo. Non fatevi prendere dall'agitazione, perché sapete meglio di me che se ti fai prendere dall'agitazione poi le cose non possono che altro che peggiorare. Se ci sono troppi impegni, gli impegni diventano più duri, se ci sono troppe incombenze, le incombenze diventano più problematiche. Ci vorrà pazienza, ragazzi. Allora, voi del Toro, per quanto riguarda la sfera lavorativa, la prossima settimana deve essere all'insegna di una sola parola: pazienza, anche in fatto di novità. A volte voi siete sconfortati, dite ma non cambia mai niente, tutto il solito tran tran. Abbiate fede, ragazzi, datevi da fare. Questo lo ripeto ogni volta, non mi stancherò mai di ripeterlo. Non vuol dire questo adagiarsi sugli allori e aspettare che le cose arrivino. Datevi da fare, ma abbiate anche pazienza. Buon sabato a tutti quelli che me lo stanno dicendo. Dopo comunque, se riesco, vi saluto tutti. Andiamo subito dritti ai gemelli per quanto riguarda l'amore. Cari gemelli, per quanto riguarda la sfera amorosa, affettiva, attenzione all'umore altalenante di questi giorni. Sarebbe meglio non perdere l'ottimismo. Sarete un po' sulle montagne russe questa settimana. Ci saranno momenti nei quali sprizzerete gioia da tutti i pori. Ci saranno momenti nei quali vi sentirete un po' sconfortati. Quindi non dimenticatevi che l'ottimismo è il profumo della vita. Lo diceva quel grandissimo attore, ma mai cosa è stata più vera di questa. Forse l'unico sostegno che avete è proprio l'amore, il partner, una persona a voi vicina. Vi ricordo anche che quando si parla di amore si intende l'amore che può essere un marito, una moglie, un fidanzato, un amante, un partner, ma può essere anche un caro amico, una vera amicizia ovviamente, un familiare, una persona alla quale ci si tiene veramente. Ovviamente le stelle non fanno esatta distinzione l'amore col fidanzato, con la moglie, piuttosto che con un amico, con un figlio, con un padre, con un genitore, con un nipote, con qualsiasi cosa. Si parla di sfera emotiva, quindi cercate un po' di allargare le vedute e guardare le cose a 360 gradi. Comunque approfittate di tutta la settimana, tutti i giorni, nessuno escluso, per passare molto tempo con chi vi capisce e vi fa stare bene. Ognuno di noi nella vita ha almeno una persona che ci fa stare bene, e se ci... adesso qualcuno dirà no, io non ho nessuno, no, ragionateci che c'è una persona che magari non sentite da tempo, no? Riavvicinatevi, fate il primo passo, se veramente così, perché quando vi rendete conto che una persona vi fa stare bene, vuol dire che siete in perfetta sintonia. Quindi approfittatene, perché non è solo poi la persona che vi fa stare bene a voi. Se qualcuno fa stare bene voi, voi fate stare bene quel qualcuno. Quindi è una cosa reciproca. Alla fine ne godono in due praticamente. Discorso molto simile anche per chi non è impegnato in una relazione. Appoggiarsi sugli affetti per continuare ad avere un mood positivo e sentirsi forti, pieni, carichi di energia. Riassumendo, se siete, se avete un partner, se avete un'amicizia speciale, ultimamente va di moda, no? Questa parola, godetevela pieno. Se siete single e volete trovare una persona con la quale condividere la vostra vita o la metà della vostra mela, ragazzi, datevi da fare, perché le stelle sono lì, pronte ad appoggiarvi. Però ovviamente dovete chiedere. Se voi chiedete, le stelle vi rispondono. Se voi non chiedete, le stelle non è che possono arrivare a tutti noi, no? Ma proseguiamo per quanto riguarda la sfera del lavoro, sempre ricordo gemelli, è qui che potrete risentirne maggiormente. Amici gemellini, attenzione a come vi muoverete e a non perdere la speranza per delle piccole cose facilmente risolvibili. Eh sì, cari amici gemellini, molto spesso voi siete molto creativi, siete molto entusiasti, siete molto carichi di energia, ma spesso capita che basta un piccolo intoppo per demoralizzarvi. Vedi, non me ne va bene una. No, perché io voglio fare questo ma non ce la faccio. Ragazzi, ottimismo, non mi stancherò mai di dirvelo. Anzi, dovrei cambiare nome a questo canale, dovrei chiamarlo Oroscopo e Ottimismo, perché l'ottimismo, ragazzi, ci consente di andare avanti, e purtroppo di questi tempi ce n'è molto poco. Quindi cerchiamo di crearcelo noi. E io nel mio piccolo cerco un po' di trasmetterlo. Nel mio piccolo, ovviamente, perché poi sta a voi. Andateci piano per quanto riguarda il lavoro. Prima di tutto con voi stessi. Ergo, cari gemellini, non pretendete la luna da voi stessi. Godete di quello che sapete fare, perché voi sapete fare tantissime cose, e smettete di concentrarvi su quello che magari non vi sta venendo particolarmente bene, su quello che non vi riesce in questa settimana, perché poi le cose cambiano, lo sapete. Le stelle si muovono, l'universo è in continuo movimento, quindi
Non vuol dire che quello che funziona per questa settimana non funzioni per la prossima settimana. Comunque, concretizzando, direi grande positività anche per il segno dei gemelli, sia per quanto riguarda l'amore, sia per quanto riguarda il lavoro. L'unica cosa, ottimismo. Ottimismo, ragazzi, e non fatevi prendere lo sconforto. E occhio a queste montagne russe della vita che spesso e volentieri ci fregano. E mi ci metto dentro anch'io, ovviamente, eh. Allora, andiamo al segno del cancro. Cancro, cari cancro, per quanto riguarda l'amore, questa nuova settimana del mese inizierà molto bene. Voi vi sentirete tranquilli, in compagnia di chi amate. Se avete un partner, vi sentirete vicini come non mai. Datevi da fare, ragazzi, datevi da fare. Vi ricordo che l'amore va coltivato, bisogna annaffiarlo, come un orticello, no? Se l'orto non gli dai l'acqua alle piante, le piante dopo muoiono, quindi stesso discorso. Durante le prime giornate, ovvero lunedì, martedì e mercoledì, potrete godervi sia il rapporto di coppia o eventualmente anche di una nuova conoscenza nel caso in cui siate single. Quindi stelle tutte perfette per voi, datevi da fare comunque, come spesso, anzi come sempre dico. Grazie, Santa, grazie. Grazie. Occhio però, cari amici del cancro, perché le cose poi potrebbero cambiare. Diciamo che lunedì, martedì, mercoledì, tutto a posto. Poi le cose potrebbero cambiare. Il weekend non sarà poi così speciale per quanto riguarda le emozioni e i sentimenti. Ma il consiglio, se vi posso dare un consiglio, è... accumulate positività per il lunedì, martedì, mercoledì in maniera tale che sarete in grado di affrontare ogni singolo problema anche per il weekend. Potrebbe esserci un peggioramento, magari anche qualche discussione durante il weekend, complice anche il nervosismo, magari troppi impegni, però ragazzi, niente che non sia facilmente risolvibile con un po' di sano dialogo. Sofia, ci arrivo dopo, sto andando per ordine, ovviamente i pesci purtroppo sei sfortunata, è l'ultimo segno, ma ci stiamo arrivando, eh. Per quanto riguarda invece il lavoro, sempre il segno del cancro, ricordo, anche per il settore professionale ci sarà una situation abbastanza uguale a quella amorosa, visto che i primi giorni della settimana potrebbero essere i migliori, successivamente potrebbero nascere problemi, ma soprattutto... non è tanto problemi, vi sentirete un po' spossati, potrebbero mancarvi le giuste energie, quindi stesso discorso per l'amore, quindi godetevi lunedì, martedì, mercoledì e aggiungo anche un pezzettino di giovedì per caricare le batterie in maniera tale che riuscirete a sopportare qualsiasi tipo di problema anche per giovedì, venerdì, sabato e domenica, problemi che vi ricordo potrebbero esserci sia per quanto riguarda la sfera affettiva, ovvero magari un battibecco con una persona vicina, anche una litigata, una discussione, niente di grave, ma anche nel lavoro, tranquilli che non litigherete col vostro capo, con un vostro collega, non litigherete, ma praticamente vi sentirete un po' spossati, ecco. Quindi magari qualcosa di energetico, non so, considerate che invece però lunedì, martedì, mercoledì sarete pieni di energia, quindi ragazzi caricate le batterie perché poi vi serviranno. Allora, passiamo al segno del leone, che bello questo oroscopo, grazie Santa, ma che belli che siete voi che mi fate i complimenti, grazie, grazie. Passiamo al segno del leone per quanto riguarda l'amore, i primi giorni di questa settimana... vi ricordo quella dal 13 al 19, quella che sta per arrivare, potrebbero essere leggermente sottotono. E quindi, se non vi sentirete al top, sarà proprio per questo. Quindi, non crucciatevi, date la colpa alle stelle. È colpa delle stelle, dai, che vi mettono un po' sottotono durante la prima parte della settimana. Questo varrà sia se siete in coppia, ma anche se siete single. Diciamo che se siete in coppia sarete un po' svogliati, diciamo, svogliati emotivamente. E se siete single sarete un po'... non dico sfiduciati, ma sarete portati a pensare sì, vabbè, ma io cosa esco a fare, tanto non incontro nessuno. Tranquilli, tranquilli, che poi passa. Non ci sarà troppo di cui preoccuparsi, non lo dico io, lo dicono le stelle, perché le stelle vi aiuteranno soprattutto durante il weekend, periodo perfetto per vivere pienamente l'amore con la propria dolce metà, ma anche con una nuova conoscenza nel caso in cui siate soli. Praticamente... esattamente l'opposto del cancro. Se il cancro la prima parte andrà bene e la seconda un po' meno bene, per quanto riguarda il leone i primi giorni saranno un po' sottotono, ma ragazzi vi aspetta un weekend fantasmagorico. Per quanto riguarda l'amore, passiamo al lavoro. Lavoro, ricordo sempre il segno del leone, tutto bene per il lavoro, almeno inizialmente. Queste stelle sono birichine, ci fanno gli scherzi. Tutto bene per il lavoro inizialmente, occhio però alle giornate centrali di questa settimana perché potrebbero nascere dei problemi. Ecco, quindi lunedì, martedì tutto bene, mercoledì, giovedì meno bene, problemini, venerdì, sabato e domenica
nessun problema. Quindi questo per quanto riguarda la sfera lavorativa, mentre invece per quanto riguarda la sfera amorosa tutto a posto. Siate ottimisti, beh vabbè, no, e questa volta non ditemi che sono io che mi ripeto, perché lo dicono le stelle, perché successivamente ci sarà un nuovo miglioramento, quindi ragazzi, anche se magari vi sentirete un po' sfiduciati, un po' spossati, un po' svogliati, tranquilli, perché poi arriveranno momenti molto 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 migliori. La bilancia esiste, caro Nicola, l'ho appena detto, mi sa. No, ci arrivo dopo. Dovete avere un po' di pazienza, ragazzi, sono 12 segni, se salto in base a quello che mi dite voi, poi mi rischio di dimenticarmi qualcuno. Allora, andiamoci con calma. Passiamo al segno della Vergine. Amore, se siete impegnati sentimentalmente avrete giorni veramente intensi e piacevoli. Ragazzi, sarebbe bello che questa settimana dovrebbe essere tutto il 2022 così, saremmo tutti contenti. Quindi grande intensità emotiva, grandi piaceri da godervi insieme al vostro partner, se ce l'avete un partner, dopo ci arriviamo, per chi non ce l'ha non mancheranno emozioni e situazioni belle per voi e per la persona che vi sta vicino. In realtà non si potrà dire diversamente dei single, perché pure per loro sono previste sorprese e emozioni interessanti durante tutta la settimana. Diciamo che tutti i giorni saranno ottimi per trovare la vostra metà della mela, cari amici della Vergine single. Se invece non siete single, siete già accoppiati, godetevelo, avete questa fortuna, avete la fortuna di trovare una persona che vi completa, quindi godetevela. Se sentite che c'è qualcosa che non vi torna nel vostro rapporto, affrontate, dialogate, parlate, hablate, perché ragazzi la discussione risolve tutti i problemi. Ok, andiamo per quanto riguarda il lavoro, sempre segno della Vergine. L'inizio pesante, le energie saranno molto basse, l'umore un po' a terra. Diciamo che lunedì non partirà nel miglior modo possibile per quanto riguarda la sfera lavorativa. Poi però riuscirete a recuperare e potrete contare su queste stelle, per fortuna che ci sono le stelle, sulle forze, sulle vostre idee per poter dare il meglio. Allora, cari amici della Vergine, le idee non vi mancano, la creatività non vi manca, la cavessa voi siete capaci di usarla, però può essere che lunedì e anche un po' di martedì sarete svogliati, spossati, vi sentirete privi di energie, sarete un po', avete l'umore non dico a terra ma molto basso. Tranquilli, perché il vostro corpo, voi siete in grado di affrontare tutto questo, caricare e arriverete al mercoledì, dove la strada vedrete che comincerà ad andare in discesa, la discesa diventerà sempre più ripida fino a quando raggiungerete un weekend a caduta libera praticamente. Quindi grandi cose pure per quanto riguarda voi, amici della Vergine. E arriviamo finalmente alla bilancia, sarà contenta Giovanna. Allora, per quanto riguarda l'amore della bilancia, questa settimana veramente buona e per certi versi persino speciale. Ragazzi, settimana speciale in amore per quanto riguarda tutti i nati sotto il segno della bilancia. Per i rapporti tutto andrà bene, potrebbero esserci addirittura miglioramenti anche in quelle relazioni che ultimamente non andavano. Quindi ragazzi, meglio di così. Bisognerà comunque tenere a bada i primi giorni, che saranno un po' più complicati. Beh, come del resto, come succede anche per quanto riguarda la Vergine, i primi giorni, ma si sa, il lunedì è un po' dura un po' per tutti, e lo dico io, che per me ragazzi, io ve lo dico, lunedì è tragico sempre inizio della settimana, però fortunatamente lunedì mattina, già da lunedì pomeriggio le cose cominciano a migliorare. Comunque dopo i primi giorni un pochino complicati per quanto riguarda l'amore della bilancia, sarà tutto un crescendo, e questo varrà sia per i cuori solitari che anche per coloro in coppia, soprattutto i cuori solitari che sono in cerca, bramano una nuova conoscenza emozionale, non una nuova conoscenza normale, una nuova conoscenza che vi fa sentire le famose farfalle nello stomaco. Le stelle al momento no, ma stanno lavorando per voi, quindi affidatevi alle stelle. Per quanto riguarda il lavoro, sempre segno della bilancia, molto bene per la professione, soprattutto intorno a metà settimana. Niente, nessuno potrà fermarvi e così potrebbero arrivare più facilmente dei buoni risultati. Quindi, cari amici della bilancia, se avete un lavoro, ci darete dentro come se non ci fosse un domani. Addirittura vi anticipo che se avete un superiore, rimarrà sorpreso, dirà, ma che cazzo, quanto è bravo questo! Se invece lavorate in proprio, godrete voi, sarete voi stessi che vi autocomplimenterete,
non so se è una parola che esiste, complimenterete, comunque chiedo venia, avete capito cosa intendo. Se non avete un lavoro, non preoccupatevi, perché molti dicono, ma tu, sì, vabbè, tutto a posto per il lavoro, ma se non ce l'ho, avrete ottime possibilità di trovarlo. Quindi, ragazzi, ovviamente datevi da fare, perché le energie durante tutta la settimana non vi mancheranno. Quindi sarete pieni di energie, queste energie sfruttatele, vuoi startene sul divano col telecomando nella mano, voglio dire, no? Datti da fare e vedrete che le cose cambiano. L'ho detto, niente, nessuno potrà fermarvi, neanche i problemi che apparentemente in altri periodi dell'anno potrebbero un attimino bloccarvi, demoralizzarvi, no, perché i problemi arrivano, no? Tutti i segni, tutti noi, no? I problemi nella vita sono all'ordine del giorno, no? Però voi sapete cosa farete, amici della bilancia? Arriverà un problema, direte, ah, te c'è un problema, e io ti risolvo, nessun problema, basta solo volerlo. Allora, andiamo al segno dello scorpione. Per quanto riguarda l'amore dello scorpione, forse ultimamente avrete avuto troppo da fare. Magari vi siete dati un po' troppo sul lavoro, tralasciando tutto il resto. Perché si sa, voi scorpione andate a periodi, no? Avete il periodo lavoro, 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 lavoro. Avete il periodo amore, 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 amore. Gli ultimi giorni passati vi siete dedicati molto al lavoro, se ce l'avete, o a cercare un lavoro, se non ce l'avete. Può essere che se avete un partner o ha un'amicizia speciale, magari l'avete, non dico trascurata, ma gli avrete dedicato meno attenzione in questa settimana, potrete quindi ridarvi da fare, recuperare, ritrovare l'amore, quell'equilibrio e quella passione di coppia che vi è mancata. E mai come in questo caso la parola equilibrio è azzeccata, perché è sempre una questione di equilibri, no? Tra amore, sentimenti, lavoro, doveri, finanza, eccetera, eccetera, no? Bisogna solo essere bravi noi a mantenere una certa equità in tutte le cose che dobbiamo fare, perché di cose, ragazzi, ognuno di noi ne ha tantissime da fare, però sicuramente non ci mancano i mezzi. Anche i single dello scorpione potranno decidere di aprire finalmente il loro cuore e di fare parlare le emozioni, sì. Perché voi scorpione, ma che ve lo dico a fa', lo sapete meglio di me? Molto spesso vi chiudete, no? E siete un po' resti a aprire il vostro corazon nei confronti di un qualcosa di nuovo, di una persona nuova, no? In questa settimana invece potreste essere che ragionate e dice, ma sai che c'è? Io quasi quasi mi butto, tanto alla fine, raga. Anche se va male, almeno ci avete provato, e anche se dura solo un giorno, allora ascoltate bene questa cosa, anche se la vostra storia bella, le emozioni durano solo un giorno, almeno quel giorno ve lo siete goduto. Ragazzi, vivete il qui e ora, fidatevi dello Zionat. Per quanto riguarda il lavoro, sempre vi ricordo il segno dello scorpione, gli impegni non vi abbatteranno, anzi, no, perché e chi vi fa del male a voi scorpioni? Siete in grado di fare tutto, sì, sarete straincasinatissimi, pieni di roba da fare, ma nessun problema, andrete avanti a testa alta. Dovreste sentirvi piuttosto tranquilli e sereni, per cui non preoccupatevi di ogni cosa, ma solo di ciò che davvero merita una certa importanza. Questa cosa è molto importante, perché spesso voi amici dello scorpione fate un piccolo errorino, se me lo consentite, che date molta importanza a cose che non se la meriterebbero. Allora, sapete cosa dovete fare? Se vi capita un contrattempo, un imprevisto, una bega da risolvere, no? Oppure vi sentite un po' giù di morale, no? E questo per quanto riguarda la sfera lavorativa, ma in un certo senso anche per quanto riguarda la sfera affettiva. Vi fermate, contate fino a 10 e dite, ma è importante questa cosa qua, ne vale la pena di stare qua a crucciarmi per questa cosa, o è una, consentitemi il termine, minchiata? Vedrete che il 90% dei casi è la seconda che vi ho detto. Quindi ragazzi, l'energia non vi mancherà, e si sa che quando noi esseri umani abbiamo l'energia, siamo in grado di fare tutto quello che vogliamo. Proseguiamo al Sagittario. Allora, ricordo ragazzi che se volete mandarmi le stellette per supportare il canale, io sono molto felice, non siete obbligati ovviamente, però sarebbero molto gradite. Allora, passiamo al Sagittario. Giusto, sì, grande santa! Sagittario, per quanto riguarda l'amore, è meglio dire fin da subito che per molti di voi potrebbe essere una settimana particolarmente difficile. Mi dispiace. Cari amici del Sagittario, la sfera emotiva vi darà un po' di problemini. Niente di grave, ma un po' ve li darà. Che sia che siate impegnati in una relazione sentimentale, oppure non ancora, questi giorni potrebbero generare dei problemini e portarvi ad avere un umore molto basso. E si sa che se te hai un problema e ti fai abbassare l'umore,
il problema diventa più grosso. Errore madornale. Proprio per questo dovrete essere bravi a gestire bene determinate situazioni. Avete tutti gli strumenti per farlo, quindi piccoli problemi, piccoli grattacapi, piccoli contrattempi. Ok, prendete, vi fermate e dite: ah, c'ho questo problemino, cosa posso fare per risolverlo? Tempo 10 secondi e vi viene la soluzione. E lo farete. E dopo vi sentirete contenti, dall'umore basso si trasformerà in umore alto, perché ci vuole poco, eh. Bastano proprio minuti, non dico secondi, ma minuti. Quindi dovete essere bravi a gestire situazioni che magari non vi aggradano al 100%, perché si sa che i problemi vanno affrontati, non bisogna fuggire dai problemi, quindi affrontateli perché li risolverete senza problemi. Non aspettatevi grosse novità per questa settimana, ricordo, per quanto riguarda la sfera amorosa o sentimentale. Passiamo al lavoro, sempre per quanto riguarda Sagittario. Anche nel lavoro purtroppo le cose saranno simili come per l'amore. Le difficoltà non mancheranno nemmeno sul posto di lavoro. Servirà energia, forza e tanta voglia di fare. E lo so, dovete dare fondo agli vostri accumulatori energetici che avete dentro di voi, e ce li abbiamo tutti, e sfruttate quella poca energia che avete dentro per trasformarla in tanta energia. Quindi sarà un po' difficile, lo ammetto, è inutile che sto qua a indorarvi la pillola. Sarà un po' difficile, ma non impossibile. Non aspettatevi delle novità, almeno per quanto riguarda la settimana che arriva. Poi dopo staremo a vedere. Per quanto riguarda il lavoro, le difficoltà non mancheranno nemmeno sul posto di lavoro. No, l'ho già detto, scusatemi. Mi sono perso, scusate. Ah, no, certo. Allora, per quanto riguarda il lavoro, Sagittario, un po' il discorso vale anche per l'amore, no? Difficoltà che non mancheranno, ci vorrà energia. Se volete arrendervi, non sarà il momento giusto, perché questa settimana non vi porterà delle piacevoli gratificazioni. Ergo, sarete portati ad arrendervi, sarete portati questa settimana a gettare la spugna, a dire: vabbè, sai che c'è? Questa cosa, qualsiasi cosa avete, questo lavoro non sa da fa, questo lavoro non sa da trova. No, no, non arrendetevi mai, ragazzi, combattere sempre, crederci sempre, diceva l'avventura, arrendersi mai, perché è la verità, ma non è una cosa detta, un claim televisivo, è la verità, mai arrendersi, ragazzi. E sicuramente se scavate nel vostro passato vi renderete conto che sarà già successo a chiunque di voi di avere passato momenti nei quali si è portati ad abbandonare la battaglia, a gettare la spugna, però dopo ci si è resi conto e magari col senno di poi si dice: ah, per fortuna però che ho combattuto, mi sono dato da fare, perché adesso i giusti riconoscimenti. Allora, andiamo al Capricorno. Capricorno, per quanto riguarda l'amore, questa nuova settimana del mese non sarà affatto male, cari amici del Capricorno. Anzi, nei prossimi giorni per molti di voi inizieranno ad esserci emozioni speciali e anche tanto intriganti che vi piaceranno. Capricorno, vi dico una cosa, cominciate a sorridere già da adesso, perché vi aspetta una settimana fuori di testa. E questo varrà sia per chi è in coppia, ma anche per i single vogliosi di godersi qualche nuovo incontro. Ovviamente lo dovete volere, perché ci sono anche i single che in questo periodo, vi ricordo sto parlando del Capricorno, non sono molto intenzionati a trovare un partner, a trovare la metà della loro mela. È giusto che si godano la loro solitudine finché l'avranno voglia. Se invece sentite che siete pronti, perché voi lo sentite, siete pronti per trovare un partner, ragazzi, avete capito dove voglio andare a parlare. Quindi datevi da fare, non chiudetevi in casa, lo dico sempre, non aspettatevi che Cupido venga a bussarvi alla porta, toc toc, sono Cupido, ho trovato il partner. No, dovete darvi da fare, dovete uscire, trovarlo, cercarlo e alla fine vedrete che lo troverete. Il weekend sarà il periodo migliore per l'amore, è meglio di così, farete bene a viverlo a pieno. Quindi, cari amici del Capricorno, se non avete molta voglia di uscire in settimana ci sta, va bene, dai, ok. Ma il weekend, ragazzi, vietato passarlo in solitudine. Ovviamente, a meno che non abbiate deciso di stare da soli con voi stessi. Io non è la prima volta che ve lo dico, che ci sono dei momenti nella vita nei quali dobbiamo imparare a amare noi stessi, stare in compagnia della persona più importante per noi, ovvero noi stessi, per essere poi pronti ad affrontare tutto il resto. Comunque, se volete fare qualcosa per quanto riguarda amore, sentimenti e tutta la sfera emozionale, weekend, il weekend alla grande, venerdì, sabato e domenica.
Passiamo al lavoro per quanto riguarda il Capricorno. Nonostante qualche piccolo intoppo ostacolino, durante i primi giorni e successivamente non ci saranno problemi di carattere lavorativo. Quindi, sì, diciamo che se per quanto riguarda l'amore è abbastanza pacata come situazione, per quanto riguarda il lavoro ci saranno dei problemini, ma i problemini ormai sono all'ordine del giorno, no? Però niente di grave. Tu, gli ho detto giusto, problemini. Il fatto che si chiamano ini vuol dire che si risolvono così, non dico schioccando le dita, ma quasi. E voi siete in grado di farlo. E il giusto impegno vi regalerà anche giusti risultati e delle belle soddisfazioni. Ragazzi, ovviamente l'impegno non deve mancare, no? Perché io spesso mi accorgo che c'è molta gente che si affida al 100% alle stelle. Ah, le stelle dicono che va male, allora va male. No, fermi. Le stelle influenzano la nostra vita. Però, ragazzi, noi siamo più potenti delle stelle. Siamo in grado, non dico di spostare le stelle, ma siamo in grado di spostare gli eventi, ragazzi, con la sola forza del pensiero. Quindi, amici del Capricorno, impegno, mai come in questa settimana. Arriviamo al segno dell'Acquario, che tra l'altro è anche il mio segno, quindi speriamo. Allora, Acquario, per quanto riguarda l'amore, per i sentimenti il periodo migliore sarà quello di venerdì. Quindi partiamo dalla fine della settimana. Venerdì sarà una settimana of the Madonna per quanto riguarda l'amore, e da lì avrete poi un weekend splendido, perché ragazzi, voi mi insegnate che chi ben inizia a metà dell'opera, com'è che dice il buongiorno si vede la mattina, no? Se il venerdì sarà perfetto, immaginatevi il sabato e la domenica. Per chi è impegnato in una storia ci saranno piacevolissime emozioni e non mancheranno nemmeno alcune sorprese inaspettate. Quindi siate pronti a tutto. Beh, voi amici dell'Acquario siete nati pronti a tutto, no? Ma mai come in questa settimana vi aspettano delle cose che è inutile anche che state qua a pensare a cosa potrebbe essere, perché sarà sicuramente tutto ciò di cui voi non state pensando, tutto quello al quale non state pensando, perché ragazzi, l'universo ne sa più di noi, ne sa pacchi, e lui sa cosa è giusto per noi, molto spesso in anticipo, prima rispetto a noi, nonostante noi dell'Acquario siamo abbastanza avanti alla fine, no? Siamo abbastanza perspicaci, no? Però affidatevi all'universo, perché ragazzi, tantissima roba, passi in avanti, nuovi possibili incontri, pure per i quali solitari che lo desiderano, lo ripeto nuovamente, perché se lo desiderano ci sarà la possibilità. Allora, se uno desidera fare un incontro speciale, le stelle ti guardano, ti dicono: guarda, Nat vuole fare un incontro speciale adesso, nel mio caso no perché sono sposato, ma vuoi fare un incontro speciale, allora adesso muovo tutte le mie fila e faccio in modo tale che i tuoi desideri si trasformino in realtà. Quindi se siete single, desiderate non esserlo più, ragazzi, ottimismo e grande fiducia nel futuro. Se invece siete in quel periodo della vostra vita dove dite no, per questo periodo non me la sento ancora di interfacciarmi con nuove conoscenze, nuove relazioni, voglio fare introspezione, e ricordatevi che l'introspezione è utilissima, soprattutto per quanto riguarda la crescita emotiva e personale, allora fatela e aspettate la prossima settimana. Tanto quello che deve arrivare arriva, che noi lo vogliamo o che non lo vogliamo, nel bene e nel male, in ogni cosa. Quindi alla fine meglio evitare di combattere contro i muri, no? Contro, come si dice, contro i muri di gomma o i mulini a vento, no? Lasciamo che l'universo faccia le cose per noi e di solito ci azzecca sempre. Però il problema cos'è? Che ce ne rendiamo conto mesi dopo, magari anche anni dopo. Ah, però vedi che fortuna che ha avuto in quel periodo. Vabbè, lo sapete meglio di me, no? Allora, passiamo al lavoro. Lavoro per quanto riguarda l'Acquario. Tutta bella invece la settimana sotto il punto di vista lavorativo. Quindi lunedì ottimo, martedì ottimo, mercoledì perfetto, giovedì fantastico, venerdì fantasmagorico, sabato fuochi d'artificio, domenica grande festa. Quindi tutto a posto per quanto riguarda il lavoro, amici dell'Acquario. Saranno giornate veramente ottimiste in cui nulla potrebbe andare storto, neanche se lo volete. Ci saranno buone nuove e anche meravigliosi risultati che magari stavate già attendendo da un po'. E voi amici dell'Acquario lo sapete che quando noi ci aspettiamo un qualcosa
in ritardo, ma poi arriva sempre. Non arriva mai quando lo vogliamo, perché sarebbe troppo bello, no? Sarebbe tac che schiocchi le dita e arrivino le cose. La famosa legge di attrazione, un giorno se volete ve ne parlo. Quindi siate aperti a ogni cosa. Quindi risultati meravigliosi, non lo dico io, lo dicono gli astri, quindi a me potete anche non credere, ma agli astri dovete credere assolutamente, soprattutto se siete qua. Perfetto, quindi ragazzi, Acquario, tanta roba bella, tanta roba buona, sono contento per voi e sono contento anche per me, essendo anch'io dall'Acquario. Come piccola parentesi, passiamo al segno dei pesci. Pesci, per quanto riguarda l'amore, in questa nuova settimana avrete un oroscopo abbastanza interessante e fortunato dal punto di vista dell'amore. Diciamo che, bello, mi piacciono queste stelle perché non dicono positivo, interessante. Però, per voi amici dei pesci, che cosa è interessante? È qualcosa che vi piace, che vi gusta, che vi garba. Quindi, dal punto di vista dell'amore, tutta la settimana abbastanza interessante, ve la godrete giorno dopo giorno, ve la vivrete a pieno a 361 gradi, metteteci un grado in più, 24 ore su 24. Le emozioni più grandi arriveranno, ascoltate bene, per chi sarà in grado di dare lo giusto spazio ai sentimenti e alla propria dolce metà. Ovvero, volete emozionarvi? Bene, aprite il vostro cuore. Se non aprite il vostro cuore, non vi emozionerete. Volete sentire le farfalle nello stomaco? Aprite il vostro stomaco e fate in modo tale che le farfalle che svolazzano nell'universo entrino dentro di voi. Mamma mia, questa metafora delle farfalle che entrano nell'universo mi lascia un po' basito, vabbè. Comunque avete capito il senso, eh? Quindi, se sarete in grado di dare lo giusto spazio alle emozioni e ai sentimenti al vostro partner, godrete appieno, o eventualmente anche una persona nuova nel caso dei single. Volete trovare il fidanzato, la fidanzata, il partner? Aprite il vostro cuore, ragazzi. Voi pesci, allora, che siate espansivi, lo sappiamo, però molto spesso prendete il vostro cuoricino e lo chiudete a chiave. E poi mettete, però la chiave non la buttate, la mettete in un cassetto, no? Ora è la settimana giusta che andate nel cassetto, prendete la chiave, andate nel vostro cuoricino, tac, 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 aprite la serratura, aprite il vostro cuore e vedrete cosa non è pronto a entrare in questo corazon. Grande. Anna Fiorillo, sei fantastico, grazie! Tutto sommato, comunque, per concludere in bellezza il segno dei pesci per l'amore, sarà un periodo decisamente buono, soprattutto per quanto riguarda l'inizio della settimana. Cioè, proprio... Quindi, voi mi insegnate, no? Che se i primi giorni della settimana sono buoni, cioè, gli ultimi, cioè, voglio dire, tanta roba, capito? Perché cosa succede a voi pesci? E lo so perché conosco molta gente di questo segno, che quando le cose vanno bene si ottimizzano, no, è una parola, ok, diventano più ottimisti, e essendo più ottimisti non fanno altro che fare in modo tale che le cose vadano ancora più bene. Perché ragazzi, noi, soprattutto voi dei pesci, ma non solo, siete degli amplificatori di emozioni. Se siete mogi, se siete tristi, amplificate la vostra mogiaggine. Oggi è la giornata delle parole così ad minchiam, eh? O la vostra perplessità, hai capito? Se invece siete positivi, se siete ottimisti, amplificate la vostra positività. Allora, ok, passiamo per quanto riguarda la sfera lavorativa dei pesci. Ottimismo, positività e grandi risultati per la professione. Detto questo, no Maria, io esco, cioè me ne vado, basta, cioè, meglio di così. Quindi, allora, l'ottimismo non vi mancherà, cari pesci. Positività è una conseguenza dell'ottimismo e di conseguenza grandi risultati per quanto riguarda la sfera lavorativa. Sono lì che vi aspettano. Adesso molti di voi diranno, ma io un lavoro non ce l'ho. Se non ce l'avete, siete pronti a iniziare a fare un nuovo lavoro. Non è detto che sia il lavoro sul quale vi siete incamponiti fino adesso. Magari vi renderete conto che avete delle peculiarità dentro di voi che vi porteranno a fare un lavoro che magari neanche vi aspettavate. Perché voi siete in grado di trasformare la vostra passione in un lavoro. Non dico che sarà facile, non dico che sia facile, nulla è facile in questo mondo, però è possibile. Sì, amplifichiamo, Ann, è quella la chiave, bravissima, mi piace che hai ascoltato. Allora ragazzi, la parola chiave della prossima settimana è amplificare. Quindi, se siete negativi, è problemi vostri, state amplificando la negatività. Se siete positivi, però, che ve lo dico a fa'.
Sei un simpaticone, grazie Emanuela, sei troppo buona, troppo gentile, è tutto vero, lo so bene. Comunque stiamo per finire, lavoro per quanto riguarda i pesciolini. Dicevo, ottimismo, positività, tanta roba bella, non saranno giorni per niente fiacchi per il lavoro, ma occhio al weekend in cui le energie inevitabilmente potrebbero essere un po' più basse del solito. Beh, ragazzi, cosa pretendiamo? Non siamo mica Superman, no? Voglio dire, quindi avrete molta roba da fare per quanto riguarda il lavoro, cioè molti impegni così, però li affronterete senza problemi. Problema via, via, problema 2, via, problema 3, via, via, tutto risolto. Ovviamente arriverete al venerdì e direte, sapete quando si dice sono stanco ma soddisfatto? Ecco, voi direte questa frase verso venerdì sera, direte sono esausto o esausta ma soddisfatta di quello che ho combinato in tutta questa settimana. Questo per quanto riguarda se avete un lavoro. Se non avete un lavoro direte la stessa cosa, perché ragazzi, è dietro l'angolo, è un attimo, lo so, adesso molti diranno, ma io ho guardato il telegiornale, dice che il lavoro non c'è, lasciate perdere quello che dicono i media, ascoltate quello che dice la vostra testolina, e non mi stancherò mai di dirvelo. Benissimo ragazzi, è finito l'oroscopo, benissimo, allora adesso ricomincio da capo, no scherzo ovviamente. Dato che è finito, adesso voglio leggere qualche commento, vi ricordo che una cosa molto importante. Allora, avete visto che da una settimana ho aperto il profilo Instagram, lo trovate sotto la mia destra, oroscopo di oggi e domani. Iscrivetevi perché ho in mente nel 2022 di cominciare a fare l'oroscopo giornaliero, ovvero tutti i giorni, non come qua su Facebook, col testo, quel score, tutto bello, fighetto, eccetera. Lo voglio fare così, mettendoci il faccione. Sarà molto più veloce, non sarà in diretta perché deve durare 3-4 minuti, sennò due maroni, veramente. Quindi vi invito a iscrivervi anche al profilo Instagram, perché ho in mente tanta roba, tanti nuovi format da dare, però ragazzi ho bisogno del vostro supporto. Il vostro supporto, non vi sto chiedendo soldi, ecco, ho appena detto non vi sto chiedendo soldi, e Emmalisa che mi manda 100 stellette, grande Emmalisa! Allora approfitto, innanzitutto ti ringrazio, bellissimo il tuo nome tra l'altro, Emmalisa, cioè sono due nomi bellissimi messi insieme, Emmalisa, complimenti alla mamma o al papà se hanno deciso loro questo nome, no, è per forza che le hanno deciso loro, grazie per le stellette. Ricordo che se volete supportare il canale con le stellette praticamente costano 100 stellette un euro. Possono sembrare poca roba, però mi aiutano praticamente a mantenere vivo questo canale e soprattutto, vi dico la verità, nel 2022 voglio dedicarmi molto di più a questo canale, all'oroscopo, ma parlare non solo di oroscopo, ma parlare di a 360 gradi anche di come si dice, di legge di attrazione, di positività, di tante cose che so che vi interessano, e lo vorrò fare sia su questa pagina Facebook, ma anche sul profilo Instagram. Devo ancora studiare, approfitterò delle vacanze natalizie per mettere a fuoco la situazione, quindi queste stellette che mi inviate, ragazzi, vanno lì tutte nel salvadanaio che aiutano a supportare il canale, perché vi ricordo che, ma lo sapete meglio di me, che io su questo canale tutti i giorni l'oroscopo giornaliero, tutti i weekend, tutte le domeniche l'oroscopo settimanale, tutti inizio mese l'oroscopo mensile, sto preparando l'oroscopo del 2022 generico, ma anche segno per segno, è il lavoro immane, infatti sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ma ci sto lavorando per voi, quindi queste stellette che mi mandate mi fanno molto piacere. Comunque ovviamente non siete obbligati a mandarle, perché l'importante è che mi sostenete anche scrivendo ciao simpaticone come fa Claudia De Luca. E questo è, cioè, ovviamente, sapete, un po' di riconoscimento fa sempre piacere. Comunque, io sono addirittura di chiusura e volevo dirvi che in chiusura vi vorrei fare sentire una canzone che ho scritto tempo fa. Si intitola La sinusoide della vita, ci terrei, no, non ho fatto un libro, però vi ricordo che se vi può interessare anche altri argomenti, io non tratto solo oroscopo, io praticamente mi occupo, ho anche un canale che si chiama Gossip News, qui su Facebook ma anche su YouTube, nel quale faccio video di gossip, e poi c'è il famosissimo canale di coppia che gestisco io insieme a Giusy, che è mia moglie, dove tutti i giorni siamo in diretta alle 13, ci trovate su YouTube ma eventualmente anche su Facebook in differita, dove vi parliamo di programmi TV, di cose diciamo un pochino più leggere, no? Per la serie, se non vi basta
basta vedere il mio faccione un'ora alla settimana, sappiate che se cercate lo troverete, lo troverete. Perfetto. Ma dicevo, comunque, cara Anna, ti ringrazio. Nel momento in cui farò un libro, lo saprete e ve lo farò sapere. Per il momento preferisco dedicarmi ai social piuttosto che ai libri, però nella vita mai dire mai. Dicevo, allora, vi lascio con una canzone che si intitola La sinusoide della vita. È una canzone parlata, è una canzone nella quale ho voluto mettere il mio pensiero in base a come funziona la vita. Lo so, non voglio fare il filosofo della situazione, però ci tengo a farvela sentire. E che dirvi, io vi auguro un fantastico weekend, vi ringrazio veramente tanto per il supporto che mi state dando, ma non solo durante le dirette, durante tutti i video che faccio. Vi ricordo di iscrivervi su Instagram perché ho in mente delle grandi novità, e adesso vi lascio la canzone La sinusoide della vita. Vi voglio un mondo di bene, ciao ragazzi, buon weekend. Tra alti e bassi. In fondo è proprio così. Il susseguirsi degli eventi che segnano la vita di ogni persona può essere paragonato alla forma della sinusoide. Lo sviluppo di questa forma d'onda può quindi essere paragonato al susseguirsi degli eventi felici e tristi della vita di ogni individuo, nella consapevolezza che, così come quando si tocca il fondo inevitabilmente inizia la risalita, anche quando si raggiunge l'apice, meglio non gongolare troppo, perché la discesa è sempre lì che ci aspetta. Sia chiaro, questo pensiero non va inteso come un qualcosa di negativo, anzi, proprio l'opposto. Partendo dal presupposto che le cose andranno sempre così, a prescindere. Tanto vale quindi godersi il presente, l'attimo che stiamo vivendo in questo preciso istante, senza preoccuparci più di tanto del futuro e di come evolveranno le cose. Ma soprattutto, dimenticandoci del passato. Sarò forse un eterno ottimista, ma alla luce della teoria della sinusoide della vita, ho deciso che, quando sono triste, non me la meno più di tanto, visto che poi risalirò la china. Quando invece sono felice, intendo assaporare ogni singolo secondo di questo stato d'animo, senza pensare al futuro che inevitabilmente cambierà di nuovo le sorti della mia esistenza. Ed è proprio l'esistenza che mi ha portato a pensare in questo modo. Ciascuno di noi ha un ciclo di vita nel quale l'inizio è noto, ma la fine non ci è dato saperla. Il detto «vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo» è diventato ormai un mantra nel mio modo di vivere la vita. La sinusoide non è altro che uno stratagemma per dare un senso e interpretare questo concetto da un punto di vista diverso. Tengo inoltre a precisare che questo è solo il mio punto di vista, che ho voluto fissare con l'aiuto della musica, un po' per la voglia di condividere le mie idee, un po' anche per la voglia di confrontarmi con chi ascolta questi pensieri, cercando di capire qualcosina in più sul pensiero globale delle persone. È un po' come la storia del bicchiere mezzo pieno per alcuni, mezzo vuoto per altri. A ognuno piena libertà di interpretazione.